Claudio Bisio, Frank Matano e Renato Pozzetto, il fantastico trio del nuovo film di Alessandro Genovesi, ma che bella sorpresa. Allora, intanto inizierei con una domanda da Claudio. Che ne pensi del tuo successore? Chi è il mio successore? Ma come no? Mattarella! Ah, il presidente, infatti, stavo arrabbiando, chi il successore? No, io prima di mollare Mattarella, Sergio. Bene. Addirittura fa delle cose che avrei fatto io in quanto Giuseppe Garibaldi, il mio personaggio, cioè va con la panda, usa il treno, quindi forse hai visto il film, Mattarella? Beh. Salutiamo Sergio. Allora, poi farei una domanda a tutte e tre, tratta proprio dal film, da una frase del film. Meglio una donna vera e un rapporto inesistente o una donna inesistente ma un rapporto vero? È una frase che dice Renato Pozzetto. Esatto. È bellissima. Beh. Fai, Frank. Insomma, la sua situazione non era male. Io come papà lo appoggiavo nel film, no? Però insomma ci ho pensato e può essere, l'osservazione che facevamo prima, che in ogni rapporto amoroso c'è sempre un lato di fantasia. Alle volte ti capita di vedere due innamorati e non capisci come mai possono esserlo. Si vede che c'è qualcosa che non appare, ecco. E invece per il più giovane del trio? Ma io sono fidanzato da 6 anni, però la vedo, cioè nel senso mi sembra valida e sono contento, quindi spero che non diventerà invisibile, spero di non diventarlo io. Anch'io sono fidanzato anch'io da 6 anni con la stessa, sì. Devo dire. Però stiamo bene. Stiamo bene, sì. Ci divertiamo. Qual è la vostra donna ideale e non valgono le mogli? La mia donna è la sua fidanzata, ovviamente, l'ho già detto. Che stronzo. Perché? Devo dire che fa schifo, no? No, è molto, sì, è vero, è vero. La donna ideale? No, scusa, ho fatto una battutaccia, anche se... È vero, senso. No, la donna ideale, secondo me, è quella che nel film, tipo, è quella che è la donna reale, cioè Valentina Lodovini, una donna con anche dei difetti di carattere, in parlo, perché fisicamente quasi non ha difetti, ma insomma, che rompe le scatole, perché nel film si immagina la donna ideale è quella che non rompe le scatole, ma che dice sempre sì, yes, 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 vuol dire sì, appunto in inglese, perché ogni tanto sono un anglofono, io sto studiando yes, inglese. Yes, non è facile. Yes, why not. E invece nella realtà, secondo me, l'ideale è avere una donna... E invece nel mondo dello spettacolo? Nel mondo dello spettacolo le odio tutte... No, non si. Abbiamo chiesto noi di essere solo un mondo dello spettacolo. Vai su Facebook e metti Emily Ratajkowski, qualcosa del genere. Chi è? Mamma mia. È una Ratajkowski? Emily Rata, c'è una parte in mezzo delle sillabe che non capisco. La trovo su YouPorn? Sì, anche. No, su YouPorn, è una molto bella. Renato? No, Renato ha già detto, Renato, quella frase lì che hai citato prima è la frase che dice Renato nel film. Dunque, io chiuderei con, questo è un trio fantastico, che funziona moltissimo, raccontatemi un aneddoto divertente sul set, ne avrete tantissimi, raccontatemene uno. Allora, te ne racconta uno Renato, che non abbiamo mai raccontato, forse qualche volta, a Frank che non c'era. Allora, durante la lavorazione del film, abbiamo girato a Napoli, settembre, ottobre, a un certo punto c'è stato anche il Festival della Pizza, sul lungomare, noi eravamo abbastanza discreti, tutti noi, Renato, ma anch'io, no? Siamo cioè, sì, tranquilli. Perché poi sul set già devi fare delle cose così, poi quindi quando alla sera sei anche un po' stanco. Quindi... Sì, ci avevano anche organizzato nel casino un angolino sì, protetto. Sì, poi un protetto per modo di dire, mi sono arrivati in mondo. Quindi... Vabbè, ci hanno invitato, questa festa della pizza era anche antipatica. La festa della pizza, questa che fanno a Napoli ogni anno, ci sono migliaia di persone. E loro stavano lì sul lungomare, capito? Sì. A parte che mangia questo, qui sta la pizza, ci hanno fatto mangiare delle robe. Sì, pizza con le patate, che cosa. Pizza con un'altra pizza sopra. Sì, al taglio, quella volta, quella fritta, quella cosa, quella pizza con pizza con la pasta, due delle robe pazzesche. Nutella, salsiccia, frutti di mare, mari e monti rivisitati. Insomma, di tutto, ci hanno fatto mangiare. E vabbè, abbiamo mangiato chi un po'. Poi alla fine eravamo un po' stanchi, a metà sera, insomma, lì andavamo avanti fino all'alba, però noi a un certo punto, Frank non c'era, perché lui odia i napoletani. Non è vero, lì. No, lui è di Caserta, sai che tra Caserta e Napoli. Non è vero. Quindi ho detto, io la veglia, no, questa pizza mi ha fatto sturgare. No, quando posso evitare. No. Sta scherzando, ovviamente. Odio i salernitani. Qualcuno odia, non puoi amare. No, comincio a odiare te. Vabbè, quindi non c'è, casualmente, perché la sua fidanzata, la mia ex, che lo stava recuperando, ha fatto la pace. Vabbè, non c'era. Io e Renato eravamo lì, a un certo punto due signori, faccio andare avanti Renato, che la racconta meglio lui, si era un po' stanchi. Ci offrono di accompagnarci e allora
con altri signori che ci fanno strada, poi c'era un po' di casino, io, lui e sua moglie, che poi era la sua figlia. Sì, pure dura, no, no, ma sono in mezzo nella morsa. Che stronzo. Che prima che lui aprisse il bar. Ma devo fare una chiamata dopo, secondo me, perché qua lo riconosco. Al tuo bar, l'hai riconosciuto al tuo bar? No. Al mio bar? Io non ho un bar. No. Allora, dopo che hai aperto. Era un bar di lesbiche, la mia fidanzata, la sua fidanzata, mia moglie e la fidanzata erano, stavano insieme, vabbè, poi comunque, erano separate, va bene. Ci accompagnano questi due signori, aprono l'automobile, ci fanno accomodare, io ero da... no, io tutti e tre dietro, tutti perché tre loro dietro, erano due. Partono, chiudete bene, sì, sì, uno prende il lume così, lo mette su e accende la sirena, eravamo fermi. con la paletta, largo! E partono come... Sua moglie preoccupatissima in mezzo che cercava di abbracciarsi a lui. E io non capivo, dicevo, no, cazzo, metteva la mano sulla moglie. È stata tutta così, tutta la strada così, tutti aggrappati. Io cercavo di dire, ma dai, lasciate stare, io non lasciate stare. Magari una sirena meno luminosa. Tutto per accompagnarci in albergo. Fare neanche un chilometro. Ma la cosa è durata una decina di minuti. Sono entrati in macchina così. Sì, sì. Tutto sbarrato. Poi non c'erano i vetri oscurati, per cui la gente, a volte c'era il traffico fermo. Per questo la sirena... Così, attirava solo la macchina, l'attenzione. Ma la macchina, esatto, quasi ferma. Con la vergogna, no? Sì. Come i sai, quelli che... I carcerati. Sembravamo i tre arrestati perché... Vabbè. Grazie di tutto. Grazie. Salutiamo ADN Cronos. Cronos è una sindrome. Il tempo. Esatto. È il tempo. Ah. Cronos, no? Cronologia, Cronos. Mm-hmm. Tu lo sapevi? No.